c'è una persona sulla mia macchina? Ehi tu, ma che cacchio fa? Oddio, chi è questo bambino? Scendi! Oddio, ho spaccato un vaso. Ragazzi, devo inseguirlo, l'ho quasi preso. Dobbiamo prendere, prendi quel bambino. Ok ragazzi, questo bambino è un po' incazzato, vuole picchiarci. Ma chi è? Vengo a casa vostra, perché ora? Ok ragazzi, dovremmo essere arrivati. Possiamo fare una foto tutti insieme? Ora ragazzi, dobbiamo farci una foto tutti insieme. Salve a tutti pagliacci e pagliacce, qua è il vostro capo pagliaccio Megozzo che vi sta parlando e ben ritrovati su questo nuovo video sul mio canale. Allora, ragazzi e ragazze di tutte le età, siete pronti a questo video speciale? Io spero di sì, perché quest'oggi ragazzi finalmente la vita reale italiana, cioè diciamo vita reale italiana, la vita mod italiana avrà una fusione con la vita reale da calciatore e si incroceranno finalmente, dato che ormai sapete già che Ronaldo è in Italia, è arrivato più o meno da qualche settimana, Fedez ragazzi e Chiara Ferragni sono italiani e ovviamente c'entrano molto con la serie, quindi arriverà anche Ronaldo Junior ragazzi, vero ma incredibile, che farà conoscere Fedez e Cristiano Ronaldo, per cui volete sapere come? Non perdete il video perché Ronaldo Junior farà uno dei suoi danni, ve lo dico, quindi vi ricordo di guardare i video fino alla fine, che a fine video sono 5 di voi pagliacci su Instagram, quindi basta che mi seguite, @realanthony, e avrete la possibilità di essere salutati in tutti i prossimi video da me, Fedez o Cristiano Ronaldo, quindi mi raccomando passateci. Allora, sarò chiaro ragazzi e vi dirò una cosa molto molto importante. Anzitutto benvenuti, ciao Fedez. Fedez vi dà il benvenuto, sempre con la sua maglia Supreme bombata. C'è una cosa che mi puzza, ci sono Chiara e Jax che stanno parlando di una cosa che... Cioè, Chiara si sta addirittura incazzando, Jax dice fa così come per dire, non ne ho idea, non so che fa, non so di cosa stiano parlando, bisticciando, sinceramente non mi interessa. Cioè ragazzi, sì, Chiara è quasi nostra moglie, tra un po' sarà nostra moglie, però devo andare a fare delle cose in studio e devo anche darmi una mossa, quindi non posso stare a pensare diciamo ai loro litigi, quello che devono fare, quello che non devono fare. Quindi sapete che vi dico? Cioè, ah, che è quell'altra cosa, Leo dorme sempre in posizioni molto sobre, adesso ha iniziato a dormire a sopino, quindi tipo steso normale, come una persona normale. Comunque vi dicevo, ci facciamo un bel bicchiere di whisky perché dopo ragazzi dobbiamo subito andare in studio e dobbiamo darci una mossa. Fedez, ma dove stai piesta? Oddio, quindi è comparso un bicchiere da nulla dove ho pescato del whisky. Ok, va bene, direi che va bene così. Fede, ce ne facciamo un altro? Ti vedo poco a sbronzo, dai, facciamocene un altro. Ragazzi, siccome vedo Fedez poco a sbronzo, ora sapete che vi dico, ci facciamo un altro bicchiere. Apri la bomba, prendi il bicchiere e spariamoci un altro whisky sano sano sano, che adesso tipo ragazzi Fedez inizierà a camminare un po' storpio. Ok, forse dovremmo smettere con la prima mattina. No, che prima mattina? Che ora sono le 8 quasi, sono le 7. Vabbè, comunque, sperando che non sia ubriaco. Oddio, lo vedo un po' tintennante. Usciamo e prendiamo l'auto. Dovrebbe stare giù, non l'ho messa in garage, ragazzi. Quindi prendiamo l'auto e andiamo un attimino in studio. Qui ragazzi, sapevo che non dovevo farmi di whisky perché ora mi sento un po' tipo fottuto. Vabbè, dovremmo andare alla macchina, penso. Oddio, ma c'ho il sole in faccia, non riesco a guardare, mi si fa tutto arcobaleno sulla schiena. Ma che diavolo? Ma c'è una persona sulla mia macchina? Ehi tu, ma che cacchio fa? Oddio. Oh, scendi dalla mia macchina. Oh, scendi, scendi. Oh, ma chi è questo bambino? Scendi. Oddio, ho spaccato un vaso. Oddio, ora mi sentiranno che ho spaccato un vaso. Il bambino sta scappando. Dov'è? Dove sta scappando? Oddio ragazzi, c'è quel bambino che sta scappando. Devo scoprire chi è perché si stava facendo le foto. Oddio, non riesco a correre. Ricordatemi di non bere più whisky. Più che altro ragazzi, mi hanno detto che allo Santos ultimamente stanno sparendo le auto, e quindi diciamo lasciarla lì dove l'avevo lasciata non è stata una buona idea. Ma ragazzi, devo inseguire. L'ho quasi preso. Ma la cosa peggiore è che se ho visto bene ragazzi, avevo una felpa Supreme bianca. Come fa ad averla? Io pensavo di essere l'unico qui allo Santos. Fedez, devi correre di più. Ho capito che hai bevuto come un cane, ma dobbiamo prendere, prendi quel bambino. Chi è quel bambino ragazzi? Voi conoscete quel bambino? Io credo che voi lo conosciate meglio di me. No, è finita la stamina, è finita la stamina. Fedez, mi sa che sei un po' vecchio. Raggiungilo, mi si era nascosto dietro un albero fermo. Fedez, presto, corri. Ma da dove prende tutto quel fiato sto bambino? Ma che diavolo è?
Dai, ci siamo quasi, corri, sto per spaccare tutta la tastiera. Corri, l'abbiamo quasi preso, ci stiamo avvicinando, no. Anzi, ci siamo, l'abbiamo quasi preso, fermati perché stai scappando. Ti abbiamo preso, prendo, Radio Fedez, tiragli uno. No, oddio, no, l'hai mancato, dove sta correndo? Sta andando nel bosco, forse abita da queste parti, non ne ho idea. Prendilo, sì, grazie macchina, oddio. Ok ragazzi, questo bambino è un po' incazzato, vuole picchiarci, ma si può sapere chi sei? Perché stai facendo le foto alla mia macchina? Oh mio Dio, ma chi è sto bambino? Allora, per passo prima, dove l'ho già visto? Avevo ragione, il bambino che abbiamo di fronte è Ronaldo Junior. E chi altri potrebbe essere, ragazzi, se non il nostro campione Ronaldo Junior? E cioè, dicendo che voleva semplicemente fare delle foto alla macchina senza, non voleva rubarcela, anche se mi ha detto che lui ne ha rubate. Come ha rubato macchine? Ma sei un bambino, non ci crederò mai. Invece secondo me Fedez dovrebbe crederci, e che Fedez giustamente non lo pensa. E quindi stai dicendo che per farsi perdonare, diciamo che sei tu sopra la nostra Porsche, ragazzi, ci vuole far conoscere nostro padre, anche perché diciamo lui ascolta le mie canzoni, quindi non sapeva, cioè lui non sapeva che noi eravamo Fedez e noi non sapevamo che lui era Ronaldo Junior. Insomma ragazzi, quando dite il destino ci ha fatto incontrare. Bene, dai, allora se vuoi vengo domattina, insomma porto anche la mia famiglia, mia moglie, la mia futura moglie. No GX, vabbè dai, lo porto, dai. Sì, comunque va bene Ronaldo Junior, grazie, accetto molto volentieri. Vengo a casa vostra perché ora? Domani mattina ho quasi esilare. Ok, va bene, andiamo verso le 12, ragazzi. Grazie, Ronaldo Junior, tranquillo. Vuoi un passaggio a casa? Però la prossima volta non salire sopra una Porsche che costa un botto di soldi. Ragazzi, chi ne sapeva sta cosa? Boh, allora a sto punto non vedo l'ora che arrivano le 12 di domani mattina, ma che lo dico a Chiara non ci crederà. Ok ragazzi, siamo super pregiatissimi perché Fedez sta, cioè stiamo per incontrare Ronaldo. Noi già lo conosciamo molto molto bene, però Fedez, ragazzi, è la prima volta. Tra l'altro ho detto fatemi trovare giù alle 12, sono le 57 precise, va bene. Però non capisco perché si scendono sempre insieme, sono sempre insieme. Qui qualcosa mi sta per iniziare a puzzare, però vabbè. Ragazzi, finché non c'è niente, per carità, sono solo amici. Comunque, vieni tenta a casa di Ronaldo perché ovviamente Chiara viene in macchina con me. Dai, Chiara, andiamo. La posizione, ora gli diamo anche a GX, da quello che mi ha detto Ronaldo Junior, dovrebbe essere proprio accanto all'Osservatorio Galileo. L'Osservatorio Galileo è qua, quindi la casa o è qui o è qui. Ok ragazzi, mentre J-Ax aspetta il taxi, noi ci dirigiamo subito all'Osservatorio Galileo, che tra l'altro siamo fortunati, ce l'abbiamo proprio qua sopra, quindi ci mettiamo sì e no 5 minuti. Poi qui, essendo la strada di campagna, manco semafori, ci arriviamo praticamente subito. Conosceremo Cristiano Ronaldo? Non ci credo ragazzi, momento critico, attenzione, perché lo conosceremo veramente, magari ci diventiamo anche amici, non ne ho idea. Ok ragazzi, dovremmo essere arrivati. Oddio, c'è anche Ronaldo Junior che ci fa segno di mettere la macchina da quale lato? Da questo? Oddio, va bene, sì, la mettiamo dall'altro lato. Va bene così, dai Chiara, esci, che c'è Ronaldo Junior. Ok, chiudiamo la porta. Ah, dovrebbe arrivare J-Ax. Ho detto ciao Ronaldo Junior, puoi anche smetterlo di fare così, ma che problemi ha sto bambino? Senti, verrà anche J-Ax, 5 minuti, lo aspettiamo, così entriamo tutti dentro, belli tranquilli, e non so, parliamo, facciamo un aperitivo. C'è tuo padre? Ok ragazzi, attenzione perché non ci credo. Abbiamo Cristiano Ronaldo di fronte a noi e siamo a casa sua. Abbiamo aspettato che ovviamente J-Ax venisse, ma abbiamo scoperto che J-Ax proprio ce l'ha come mito Ronaldo. Infatti non smette di scattargli le foto. Cioè, ma ragazzi, è cosa spaventosa la quantità di guardie in questa casa. Ne sta una lì, una qui, un'altra lì e altre fuori. Cioè, è assurdo, è assurdo. Allora, come vedete, Fedez è un po' rimasto di cazzo perché Ronaldo e Chiara già si stanno intendendo. Vabbè ragazzi, essendo due influencer di un certo livello, no, si intendono. Infatti Ronaldo ha detto a Chiara che ne aveva sentito parlare di lei, Chiara Ferragni, anche il suo marchio, eccetera eccetera. Comunque ha detto che ha sentito parlare anche di noi, delle nostre canzoni che abbiamo fatto insieme. Quindi ci possiamo fare una foto tutti insieme? Oh ragazzi, dobbiamo farci una foto tutti insieme. Oh guardia, facci una foto che poi la metto su Instagram, che dici? Ok ragazzi, attenzione, siamo tutti in posa per farci, stiamo facendo una bella foto. Poi sicuramente o Chiara o io, ragazzi, o Ronaldo Junior, qualcuno la metterà su Instagram, perché guardate, siamo proprio una coppia, un gruppo, potremmo fare una band addirittura. Oh, avete fatto sta foto? Già, però
Fedez e Chiara, no? Che non lo sapevano. Jax si sta guardando addirittura, si sta guardando un po' il panorama, perché ovviamente merita, no? Ronaldo è stato così gentile di offrirmi qualcosa da bere. Ma la cosa bella è che ci sono due donne lì, non so, amiche, fidanzate, che stanno prendendo il sole. Insomma, è un grande. Poi la casa è stupenda, ragazzi. Casa a tre piani, è qualcosa di inaudito proprio. E Ronaldo, ragazzi, ci sta chiedendo come abbiamo conosciuto Ronaldo Junior, che Chiara si è messa lì a giocare con il loro cane. E niente, ragazzi, quindi Fedez e Ronaldo stanno discutendo sul fatto che Ronaldo Junior sta facendo le foto alla nostra macchina, poi non l'abbiamo rincorso e da là ci siamo riconosciuti a vicenda. E che è molto interessante, perché Ronaldo mi sta dicendo che molte volte Ronaldo Junior ha rubato le sue macchine addirittura per andarsene in giro. Quindi mi sta dicendo di stare attento a Ronaldo Junior. Ma certo che staremo attenti, voglio dire, sicuro. Cioè, ragazzi, non ci credete, J-Ox e Fedez, che sta, vabbè, che sta col binocolo, hanno conosciuto Ronaldo e sono a casa nostra con Chiara Ferragni. Cioè, siamo a casa di Ronaldo, vi rendete conto? Mentre i nostri eroi, ragazzi, parlano, si stanno conoscendo. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, un bel pollice in su per Ronaldo e Fedez. Cosa importantissima, perché è un incontro epico. C'è stato anche Ronaldo Junior. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video. Megozzo, vi ringrazio da adesso, vi ringrazio tantissimo. E come prometto sempre, ragazzi, saluto gli ultimi di voi su Instagram. Saluto Giuseppe Zanni 2010, Alessio Liotti 7, Marco Righi, Domi 2347 e Berti Nathan. Questi sono i 5 fortunati di oggi che Fedez, J-Ox e Ronaldo Junior hanno salutato. Quindi, se anche voi siete salutati, vedete, fate come fa Fedez, che va qui sul suo Instagram e mi viene a seguire. Quindi, ragazzi, mi raccomando, se volete essere salutati da me, l'unica occasione è questa. Quindi, siccome ci tengo anch'io, ci tenete anche voi, venite a seguirmi su Instagram. Link qui è in descrizione. Beh, ragazzi, direi che l'aperitivo è durato più del dovuto, sono le 13 e l'una quasi, qui continuano a parlare tutti belli tranquilli, noi li lasciamo alla loro giornata. Buon negozio, ragazzi, non perdetevi assolutissimamente i prossimi video e noi ci becchiamo prossimamente. Ciao.